Allora, siamo qui al Garda Bike Festival con la prima 36 conteraio in carbonio, possiamo dire, al mondo. Dalle ricerche che abbiamo fatto in internet non esiste niente di simile. Siamo qui anche con Alessandro, che è stato uno dei creatori del progetto 36 pollici. E inizialmente ha ricercato in internet i primi componenti per comporre una bici da 36 pollici. E una volta realizzato il primo telaio in acciaio abbiamo visto che c'erano dei vantaggi legati all'uso di queste ruote anche su stature medie tipo le nostre, e da qua è nata l'idea di sviluppare il progetto investendo in componenti più performanti come il carbonio, alluminio con carro in carbonio, e adesso abbiamo in lavorazione anche un telaio in acciaio. Tra i vantaggi della ruota da 36 pollici c'è la facoltà di lavorare sulla pressione della gomma, quindi stando anche a un'atmosfera 1.1 possiamo utilizzare una forcella rigida che è stata realizzata appositamente da Bright Sospensioni. Tra gli altri vantaggi sicuramente c'è il fatto di superare gli ostacoli più facilmente rispetto all'utilizzo di una ruota da 29 pollici. Come è stato il passaggio dal 26 al 29, da 29 a 36 ci sono vantaggi in questo senso. E abbiamo lavorato molto sulle geometrie, infatti abbiamo un interasse di 1200 mm, quindi per le persone che pensano che sia una bici che non è maneggevole c'è solo da provarla per rendersi conto che non è affatto così. Altri vantaggi sono legati all'effetto giroscopico della ruota, quindi una volta che siamo partiti abbiamo un piccolo serbatoio di energia. Quando smettiamo di pedalare, per l'effetto cinetico o appunto effetto volano, la bici ci mette più tempo a rallentare. In discesa naturalmente prende velocità più facilmente rispetto alla 29 e sempre per l'effetto volano mantiene la traiettoria più facilmente una volta impostata la direzione. La bicicletta in questa configurazione è nell'ordine dei 12 kg. C'è da considerare che al momento uno dei talloni d'Achille del progetto è proprio legato alle coperture, perché c'è una scelta molto ridotta. E questa è una gomma che pesa circa 1,4 kg. In questa configurazione oltretutto ci sono anche le camere d'aria all'interno che pesano circa 370 grammi l'una, e quindi lavorando un pochino per rendere tubeless le ruote si può ulteriormente abbassare il peso. E ecco, se si può fare anche un ringraziamento, va a Bruno, un artigiano che purtroppo non c'è più, che ha contribuito molto a realizzare questo progetto e che sarebbe molto contento di vederlo, Alessandro che ha contribuito con i cerchi, e ovviamente Pablo Fiorilli che ci ha reso possibile la realizzazione del progetto con questa forcella dedicata su base Bright. C'è anche un altro ringraziamento che va ad Eleonora, figlia di Bruno, che è proprio lei che ci realizza i telai in carbonio, e ai ragazzi di HBM, Davide ed Andrea, che ci stanno aiutando nello sviluppo del telaio in acciaio.